eccoci qua, Interferenze in Radio, siamo a Bolzano, ospite a Radio Tandem. Oggi abbiamo il 292esimo appuntamento con Interferenze. Eccoci tutti qua, ma Interferenze, che trasmissione è, Wolfgang? Ma più che altro è una trasmissione sul sociale e sulla malattia psichica che trattiamo in diversi modi, cioè nel sociale, nell'ambito della malattia. Infatti parliamo di questi temi, no? Parliamo dei vari temi che dove c'entra il salute mentale. Si fa un po' tutto il mondo. Sì, e poi ci divertiamo anche un po'. Ma certo che ci ogni divertiamo. Tanto ci divertiamo anche. Però la cosa principale è che tutto ruota intorno alla salute psichica, ecco, chiamiamola così, perché sì. È importante, perché delle volte anche le malattie fisiche dipendono dalla mente, tante volte somatizziamo i problemi, quindi è importante curarsi bene la mente e dopo, come dice Luca Carboni, mente sana in corpo sano, nella canzone. È vero, è importante avere una psiche molto forte, secondo me. Quindi siamo qua un bel team, ascoltiamo tanto musica. E si parla, volevo anche dire, di benessere anche, no? Di benessere, uno sta... si è rafforzato, no? E quindi si può parlare del benessere. Certo, perché salute mentale è comunque la parola in sé, no? Per la salute mentale sono tante cose, ci può anche parlare del benessere, come si può raggiungere un benessere anche con la salute mentale, no? Quindi, perché abbiamo tutti un nostro salute mentale, un nostro salute fisico, no? Quindi, e noi vogliamo un po' mettere parole su questo tema, perché purtroppo è ancora tanto tabù, no? Sì, la gente ha un po' paura forse, o diffidente forse un po' verso chi ha un disturbo psichico forse. C'è lo stigma ancora, come si dice. Esatto. Infatti. E infatti oggi parliamo proprio di questo tema qua. Infatti il tema è la resilienza da Interferenza Magazine, no? Quindi dopo affrontiamo un po' questo tema, questa parola, insomma, che cosa significa, no? Allora, ascoltiamo un po' di musica intanto. Allora, ci ascoltiamo Phantom Planet, California. Poesia. Parole. Riflessioni. Pensieri. Risorse nascoste. Dal punto di vista scientifico, la resilienza è la capacità di un corpo a resistere agli urti. Dal punto di vista psichiatrico, invece, la resilienza è la capacità di una persona a rispondere in maniera adeguata a situazioni di stress o a grandi carichi emotivi. Nella vita di tutti i giorni, le persone hanno bisogno di una grande resilienza, visto che il lavoro, la vita familiare ci porta a caricarci di grandi pesi che lavorano il nostro spirito, quindi la nostra vita psichica. È troppo semplice in questi casi rivolgersi al medico per risolvere il problema, quando in realtà bisognerebbe far leva sulle proprie risorse nascoste, quindi far emergere tutte le nostre peculiarità che possano sostenerci e quindi poter affrontare i problemi che ci affliggono. Per riuscire a fare ciò bisogna essere bravi a coltivare tutti gli hobby che ci appassionano, così che si possa emergere in un campo in cui ci sentiamo a proprio agio, per poter riempire i nostri vuoti, ossia del tempo che ci sembra noioso, per lasciare spazio ad attività che ci fanno sentire vivi. State ascoltando Interferenze in Radio, siamo in Radio Tandem a Bolzano e nostra trasmissione che si può ascoltare ogni mercoledì dalle 15.30 alle 16.30. Oggi, come forse avete già sentito, perché sotto parole scritto, Felio ha già letto qualcosa che ha scritto lui proprio, no? Ed è questa parola resilienza, che comunque è la capacità di ognuno di noi
a trasformare una situazione difficile in una situazione più positiva, si può dire, no? Certo, sì. È molto soggettivo, perché una situazione difficile per me può essere meno difficile per te. E il mio modo di trasformarlo in una cosa positiva può essere diverso dal tuo, no? Quindi penso che è proprio una cosa che ognuno deve trovare per sé. Una situazione difficile può essere che uno lo può risolvere o lo può affrontare in un modo più positivo usando i colori, pitturando, camminare in montagna. Insomma, ci sono tanti modi diversi e dipende proprio dalla persona, però penso che il nocciolo qua è proprio per la persona stessa di trovare queste risorse, credere in punto, credere in primis che le risorse ci sono. Sono dentro di me, ma ci devo credere che sono in grado di in qualche modo tirarli fuori, no? Siete d'accordo? Sì, sì, perciò è importante che ognuno coltivi gli hobby, perché se uno ad esempio è bravo a leggere, è importante che continui a leggere, così si sente forte in questo campo, cioè non trascurare gli hobby è importante. Sì. Infatti io l'ho scritto anche nel... Certo, certo, perché coltivando un hobby dimostra per te stessa che Questo è una cosa dove riesco bene, insomma, no? Quindi lavorare proprio sulla fiducia in se stessa e credere in se stessa. Sì, io volevo aggiungere, no, che tutti siamo individui diversi, singoli e diversi. Sì, no? Infatti. E per questo, per uno perfetto può essere la lettura di un bel libro, per me è un po' di sport, no? E sì, così, insomma. E trovare la cosa positiva anche se uno, diciamo, dovesse stare non proprio benissimo, no? Però reagire in un modo positivo, insomma. Certo, certo. Ed è spesso lì che forse abbiamo anche bisogno di aiuto, perché quando ci troviamo in una situazione difficile, facilmente può succedere che siamo molto confusi e non riusciamo a fare focus, no? Un po' come se avessi come se avessi 100 libri lì di fronte a te e li devi un po' mettere in ordine alfabeticamente, no? E penso che proprio quello che succede anche spesso di fronte a una situazione difficile, che non riusciamo bene a dare un focus, no? E lì aiuta anche avere qualcuno che ti può aiutare, ma l'aiuto che bisogna ricevere è individuare le risorse che ha la persona, cioè non dare le risposte alla persona, ma proprio aiutarle la persona a riconoscere le proprie risorse che ha dentro di sé. Cioè deve reagire la persona, deve dare i mezzi alla persona di poter reagire, mm-hmm. Magari stringere i denti, subire questo momento di crisi e poi vedere di riuscire ad andare avanti stringendo i denti, no? Mm-hmm. Quindi da quello che state dicendo, la resilienza si può imparare, è un percorso anche un po'. Si può imparare ed è un percorso, senza dubbio. È un percorso anche, ho visto io, di trovare delle strategie, anche se non si sta bene, per esempio, no? di trovare delle strategie, magari uno non riesce a stare, come mi è capitato a me, in un luogo dove c'è tanta gente, vado a farmi un giro, vado a bere qualcosa o vado a parlare con una persona che conosco, torno indietro, ma riesco a star lì poi dopo, insomma. Certo. Strategie anche. Certo. Insomma. E spesso tanti di noi abbiamo un po' questa modalità di forse dire ma dai, ma fai così o fai colà. E invece è spesso, forse ogni tanto ci facciamo trascinare da questa cosa, però è proprio lì che è importante ascoltarsi e dire no, per me è difficile questo, quindi io devo mettere in atto la mia strategia, non la tua, che tu cerchi di convincere che sia la mia, perché io ho la mia
Io devo seguire quello, no? Perché forse per quell'altro quella strategia va bene, ma non per te. Certo, no? Certo. E infatti noi abbiamo preso questo tema oggi perché è stato il tema proprio del magazine Interferenza. Il tema è, quindi dentro al magazine questi mesi, perché ogni 3 mesi viene fuori il magazine, giusto? Sì, ogni 3 mesi, trimensile. E allora adesso leggiamo qualcosa che è scritto dentro al magazine, che la prima parte leggiamo in italiano, poi lo discutiamo un po' e poi la seconda parte leggiamo in tedesco. Quindi, prego, Elio. Allora, io leggo la parte in italiano. Allora, la resilienza. In psicologia, la resilienza è un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita di fronte alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità. Ci sono situazioni negative in cui l'individuo non sa come agire e tuttavia riesce contro ogni previsione a fronteggiare efficacemente la contrarietà, a dare slancio alla propria esistenza e a raggiungere mete importanti. Troviamo capacità resilienti di tipo istintivo, caratteristico dei primi anni di vita, quando i processi mentali sono dominati da egocentrismo e senso di onnipotenza. Affettivo, rispecchia la maturazione affettiva, il senso dei valori, il senso di sé e la socializzazione. Cognitivo, quando il soggetto può utilizzare le capacità intellettive, simbolico-razionali. Una resilienza adeguata è il risultato della integrazione di tali elementi libidico-istintivi, affettivi, emotivi e cognitivi. La persona resiliente è considerata quella che ha avuto uno sviluppo psicoaffettivo e psicocognitivo sufficientemente integrati, sostenuti dall'esperienza, da capacità mentali sufficientemente valide, della possibilità di giudicare non solo i benefici, ma anche le interferenze emotivo-affettive che si realizzano nel rapporto con gli altri. La resilienza è la capacità di un individuo di generare fattori biologici, psicologici e sociali che gli permettano di resistere, adattarsi e rafforzarsi di fronte ad una situazione di rischio, generando un risultato individuale, sociale e morale. Applicando ad un'intera comunità, ovvero alla società, anziché a un singolo individuo, il concetto di resilienza si sta affermando nell'analisi dei contesti sociali successivi a gravi catastrofi naturali o dovute all'azione dell'uomo, quali attentati terroristici, rivoluzioni o guerre. L'individuo minacciato da forze esterne trova in se stesso la capacità di porre un riparo ad esse e sviluppare il proprio io in senso costruttivo. È uno sforzo prima affettivo o istintivo che razionale. La ragione interviene comunque a supportare e rendere più fattivo e realizzabile questo sforzo. Vi sono processi economici e sociali che, in conseguenza del trauma costituito da una catastrofe, cessano di svilupparsi restando in una continua instabilità e alle volte addirittura collassano, estinguendosi in altri casi, sopravvivono anzi proprio in conseguenza del trauma, trovano la forza e le risorse per una nuova fase di crescita e di affermazione. Per cui la resilienza è anche un concetto sociologico oltre che psicologico. I fattori identitari, la coesione sociale, la comunità di intenti e di valori costituiscono il fondamento essenziale della comunità resiliente. Nel significato economico, un'organizzazione è resiliente quando è in grado di affrontare i rischi cogliendo opportunità anche nelle situazioni negative. In pratica sa evolversi uscendo positivamente da situazioni di crisi in quanto è capace di gestire il cambiamento.
Infatti questa parola adesso, ascoltando quella che hai letto, si capisce che è molto ampio, no? Noi ovviamente, abbiamo detto prima, siamo una trasmissione che parliamo del tema che gira intorno alla salute mentale, il benessere, salute insomma in generale. Quindi è chiaro che questa parola noi, per noi ha un significato per quanto riguarda che come una persona riesce a affrontare le proprie difficoltà e metterlo o girarlo in un modo positivo. Però qua parla anche dell'economia, di un'azienda, di insomma è molto vasto, no, questa parola, no? Quindi anche difficile un pochettino, secondo me. Non lo so, avete capito tutto quello che veniva detto? Sì, più che altro è uno scudo contro l'esterno un po', no? Praticamente fa un po' rimbalzare le robe, no? Se uno è un po' resiliente. Sì, sì, che riesce a, in senso, a gestire un po' le cose non troppo emotivamente, cioè praticamente con rabbia o sì, sentire sì, troppo sì, dolore quando c'è qualcosa, no? Sì, forse io avevo fatto una volta un corso, no, anche si parlava di uno scudo del modello biopsicosociale, no? Sì. Per esempio, se uno è vulnerabile a certe cose della vita, no? Sì. Rafforzare questo scudo in tal modo che non sono più così vulnerabile, no? Certo. Per esempio, ci fai un esempio? Fai pure un esempio personale, che spesso sì, viene anche bene quando poi parliamo proprio di cose che abbiamo vissuto noi, sì, no? Per esempio, usare delle risorse come la famiglia, per esempio, uh-huh, o la fede, se uno per esempio la fede biologico, prendere la terapia, per esempio, se proprio non ce la faccio più, ci sono terapie a bisogno, per esempio, no? Certo. Che posso prendere anche, no? E a me ha aiutato, nel mio caso, anche le medicine erano un conto, uh-huh, la psicoterapia faceva anche parte, uh-huh, e la fede anche che avevo, insomma, che ho, no? Certo, certo. E per me questo era, mi ha aiutato anche, diciamo, nel mio percorso. Certo, e poi come abbiamo detto è proprio un percorso, è proprio una cosa da imparare, un modalità da imparare e di sempre andare avanti, perché un giorno uno può sentirsi forte e riesce a mettere in atto di essere più resiliente, un altro giorno di meno, no? Quindi fa parte anche di avere poi pazienza con se stessa, no? E accettare che un giorno riesco un po' di più, un ci altro sono giorno dei, di meno. Alti e bassi, no? Un po', certo, però è gran parte di tirare avanti, poter andare avanti. Infatti. Dipende anche da quello che uno subisce. Se uno subisce un carico emotivo troppo forte, magari con la massima resilienza non riesce neanche a venirne fuori. Certo. Bisogna vedere qual è il carico emotivo, che cosa è successo. Magari sì, tanti fattori poi influiscono fra di loro e creano delle situazioni nuove, no? Sì, perché come abbiamo anche detto, no, che questa parola vulnerabilità è anche una cosa soggettiva, ognuno ha la propria vulnerabilità, no? E anche su questa vulnerabilità si può lavorare, però siamo individui diversi con sensibilità e vulnerabilità diverse, no? Però penso che proprio di crederci, se crediamo che comunque abbiamo la capacità di aumentare questa fragilità no? O questa vulnerabilità, no? E allora può andare avanti. Ci vuole anche una grande forza di volontà. Certo. No? Come uno, per esempio, che ha una dipendenza e vuole smettere di fumare, anche quello deve avere anche una volontà ferrea, insomma. Certo, certo. Ok, dai, ascoltiamo ancora un po' di musica prima di passare alla parte in tedesco.
Allora, ci ascoltiamo Marco Mengoni con Parole in Circolo. Definizione von Resilienz. Es gibt viele Definitionen von Resilienz. Es folgen einige Zitate. Die Stärke, die es Menschen offensichtlich ermöglicht, Lebenskrisen ohne langfristige Beeinträchtigungen zu meistern, wird Resilienz genannt. Als Strategien der Stehaufmenschen. Resilienz ist die Kraft, mit der man es vom Boden wieder auf die Beine schafft. Ressourcenforscher und Resilienztrainer promoten, persönliche Stärken entwickeln. Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und soziale vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Resilienz gedeihen trotz widriger Umstände. Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychischen und psychosozialen Entwicklungsstücken. Resilienz. Der Begriff Resilienz umfasst alle Kräfte, die Menschen aktivieren, um das Leben in guten und schlechten Zeiten zu meistern. Mit Resilienz leichter durch den Alltag. Die Psychologie nennt diese Fähigkeit, trotz widrigen Bedingungen zu gedeihen, Resilienz. Als Resilienz bezeichnet man die Fähigkeit zu Belastbarkeit und internen Stärke. Vor allem in der therapeutischen Arbeit wird verstärkt Wert darauf gelegt, Resilienz auszubilden und dann damit psychische Störungen und andere persönliche Probleme vorzubeugen. Resilienz, so heißt die seelische Kraft, die Menschen dazu befähigt, Niederlagen, Unglücke und Schicksalsschläge besser und schneller standzuhalten. Das Wort vom lateinischen Resilio, abprallen, zurückspringen. Abgeleitet kommt aus der Physik und bezeichnet in der Materialforschung hochelastische Werkstoffe, die nach jeder Verformung wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Ja, das waren auch viele Wörter, Wolfgang. Also ein Satz her, dass ich sehe oder dass ich noch einmal wiederholen möchte: Resilienz, so heißt die seelische Kraft, ne? Das ist einfach eine Kraft, ne? Es ist eine Kraft, dass jeder von uns drinnen haben, aber nicht jeder, wie könnte man sagen, die Fähigkeiten hat. Nutzt sie im richtigen Augenblick. Ja, weil es nicht für alle gleich ist. Hier spielt eine große Rolle, glaube ich, auch unsere Persönlichkeit, ne? Unser Charakter. Unser Charakter, ist das besser wird, ja. Ja. Mir hat auch gut gefallen, als er sagte, das Stehaufmännchen, nicht? Wenn man hinfällt, wieder aufzustehen, das zu versuchen, besser vielleicht noch als vorher, ja. Oder stärker noch als vorher. Ja, ja. Weil man sieht auch öfters vielleicht eine Person, dass einen großen Unfall gehabt hat, dass plötzlich in einem Rollstuhl sitzt, ne? Aber irgendwie hat er diese innere Kraft, mit innerer Kraft geschafft, zu sagen, okay, aber ich will es schaffen sowieso, und fängt an, einen Sport zu machen. Oder vielleicht früher hat er schon Sport gemacht, aber denkt, okay, das ist für mich kein Hindernis. Warum dann
eine schafft es und die andere nicht. Ha. Das ist oft schwer aufgrund, denke ich, auch für verschiedenen Tragbarkeit des Leidens. Nicht? Der eine gibt vielleicht auch beim gleichen Leiden früher auf, wenn er ein Leiden hat, und der andere müsste es anlernen vielleicht ein bisschen. Ja. Wie belastbar wir sind. Ne? Ja. Und das ist einfach verschieden von Person zu Person. Ne? Ja. Ja, wegen sind wir da jeder einen anderen Lebensweg. Wenn wir alle gleich belastbar waren und alle im gleichen, die gleiche Intelligenz oder die gleiche Kultur hätten, waren wir nur noch pur Kommando. Ja, natürlich, ne? Natürlich. Ja. Deshalb ist Resilienz sowieso etwas individuell, aber es hat zu tun, wirklich diese innere Kraft, dass wir alle drinnen in uns haben, zu finden und probieren, eine negative Situation umändern in etwas Positives. Ne? Ja, also ein praktischer Beispiel von meinem Privatleben. Nicht? Mir sind Post-Traumatik, wenn ich depressiv bin, depressive Phasen, dann, ich weiß nicht, ist das die Resilienz? Aber irgendwie schaltet sich noch ein Motor ein und dann geht die Kraft von allein weiter. In Alltag, das Arbeiten, Haushalten, so Sachen. Nicht? Mhm. Wenn ich hingegen wie ein Depressiver bin, dann vernachlässige ich ein paar Sachen. Aber hast du dann sowieso Strategien, dass du dann benutzt in dem Moment, dass du weißt, dass für dir hilft? Ja, eigentlich schon. Wie Klaus auch früher über Strategien gesprochen hat. Ja, ne? Praktisch einfach alles ausschalten, denken, jetzt muss ich die Sachen machen und sich gleich auf die Sachen konzentrieren und andere Sachen, die was, sagen wir, unwichtig sein, was weiß nicht was, sagen wir, einen Haufen Fernsehschauen oder so Sachen, einfach das lassen und die wichtigen Sachen auf die wichtigen Sachen sich fokussieren. Was wichtig für dir ist natürlich. Ja. Ne? Wir kommen immer zurück auf dieses Thema, ne? Dass jeder Individualität. Muss... Individualität. Ne? Ja, genau, ganz genau. Ja. Und ich weiß ein Beispiel, eine Frau hat sich müssen eine Knieprothese, eine neue Operation durch eine Knieprothese und hatte Schmerzen, eine andere hatte viel mehr Schmerzen und schaffte nicht gleich das Knie abzubiegen, nicht? Aber sie hat da nicht aufgegeben und mit der Zeit hat sie es dann auch. Hast du es auch geschafft? Hast du es schaffen müssen? Ja. Nein, das ist so. Ja, das sind wichtige Themen. Ja. Kann ich kurz praktizieren? Oft einmal so Phasen, wo ich nicht gut bin, nicht nach AG in Krankenstand, dann schaue ich 10, 12 Stunden Fernsehen und das andere interessiert mich nicht. Und dann, hingegen, wenn ich wieder anders denke, nicht, an den Phasen, wo ich 3-4 Monate Fernsehen gar nicht einschalte. Nicht. Ja. Das kommt gerade. Gerade von wie es geht. Ne? Und die Umwelt hat auch einen wichtigen Punkt dazu. Und wenn ich noch etwas hinzufügen darf, nobody is perfect. Niemand ist perfekt, nur ist immer perfekt. Also jeder hat eine. Jeder hat etwas, ja, das stimmt, Lars. Gute Sage. Oh gut, welche Musik hören wir dann jetzt? Ed Sheeran mit Beyoncé, Perfect. Se nel tempo libero non sai cosa fare, Interferenze ti può aiutare. Ecco, tempo libero. Allora, io volevo prima ricordarvi che a Museion, qua a Bolzano, non perdetevi i giovedì a Museion, perché ogni giovedì c'è la possibilità di entrare gratis, alle ore 18 si entra gratis e poi si può appunto visitare le mostre di alto livello e anche alle 19 si può anche usufruire di una guida che o dei mediatori che accompagnano attraverso le esposizioni e poi come ha detto Klaus la parte migliore è l'aperitivo lungo
Speravo che non lo dicevi in diretta. Poi c'è l'aperitivo lungo, è vero, sì, no, è bello, bello. Che è anche bello gente, perché sì, ti sì, prendi sì, qualcosa da bere, danno dei stuzzichini. La cultura dà appetito, no? Allora alla fine bisogna un po'. Però secondo me è una bella offerta questa del Museum di Bolzano, perché comunque ci invita a aprire un po' la mente e andare a vedere un'arte che spesso non capiamo, come dicevamo prima. E invece domani, che giorno è domani? Ah, domani è il giorno della liberazione. Della liberazione di che cosa? Dal nazifascismo. Dal nazifascismo, quindi 25 aprile è proprio la festa della liberazione. Giusto. Mm. Quindi domani è festivo in tutta l'Italia. E a Bolzano ci sono varie manifestazioni, quindi a Prati di Talvera, nel Festplatz, lì ci sono delle letture, un coro, delle musiche, quindi dal pomeriggio in poi anche in Piazza Don Bosco ci sono manifestazioni, quindi domani fatevi un giro e ci sono tante cose che succede a Bolzano. Sì, io volevo ricordare che questo fine settimana c'è la fiera del tempo libero giù nella zona fiera. Ecco, anche questo. Io comunque, visto che abbiamo parlato del tema resilienze, oggi c'è l'ultimo serata al Film Club, il film che ha vinto il Film Festival di Bozen, il film si chiama Becoming Me e si può vedere, è un film documentario, si può vedere a Film Club alle ore 18:30, è una storia vera di una persona che biologicamente è nata donna, però dai primi anni di vita si è sempre sentito più maschile che femminile, e con un lungo processo, ma anche qua c'entra la parola resilience, perché per lei, comunque biologicamente lei, è stata una situazione molto difficile e non si sentiva mai bene, finché poi con aiuto, con terapia, con comunque un processo interiore, è arrivato alla decisione di cambiare cambiare sesso. Comunque vi consiglio di andare a vedere questo documentario, perché è fatto in un modo molto fine. Ecco. Bene. Allora, ascoltiamo ancora un po' di musica, sì, prima di salutarci. Sì, ci ascoltiamo qui con Avospont, ovvio. Stiamo quasi terminando la nostra trasmissione di Interferenze in Radio anche oggi. Abbiamo parlato di un tema molto importante, quindi speriamo che è stato gradito dai nostri ascoltatori. E prossima volta siamo di nuovo qua, mercoledì prossimo alle 15:30. È il primo maggio, quindi saltiamo una settimana intera. Bravo Klaus, è festa del lavoratore, vero? E noi siamo lavoratori e stiamo a casa. È la festa dei lavoratori, è vero. Comunque vi informo che vi do un po' di numeri utili, e comunque se volete comunicare con noi si può scrivere interferenze.bz@sabes.it, e se avete bisogno o se sentite il bisogno di fare una consulenza da una psichiatra, oppure conoscete qualcuno che vi chiede dove rivolgersi, potete chiamare il numero dell'ambulatorio delle prime visite e consulenze psichiatriche in ospedale. Il numero è 0471 435 146, e poi andate a visitarci, no? Dov'è che bisogna andare per ascoltare tutte le nostre trasmissioni? Vabbè, sul sito di Interferenze, www.interferenzeradio.com, oppure se ci volete scrivere un'email abbiamo interferenze.bz@sabes.it. Ecco, benissimo. Allora salutiamo tutti. Mm-hmm. Ma io solo una cosa. Se cercate qualcosa su veloce, andate su YouTube, ci sono anche lì un paio di spezzoni. Un paio di spezzoni di Interferenze. Sì. Si fa quasi prima. Va bene. Ok, allora buona festa domani a tutti. Buon 25 aprile. Grazie mille. Grazie, ci vediamo 8 maggio. Ci vediamo 8 maggio. Buone feste. Buone feste, ciao ciao. Ciao.
Fine mese, vorrei andare lontano quel paese, staccare queste spine dalle prese. Non so con chi parlare del mio star male, l'amico mio mi dice non è niente, figurati se vado in ospedale. Sono rimasto solo tra la gente, ansia, compulsione e depressione, rivestono con garbo le mie pene, reagisco da una botta d'euforia, ma canalizzo male l'energia.